Cioè, amiche e cioè, amici, noi abbiamo un potere che spesso sottovalutiamo, che è il potere della nostra volontà, il potere della direzione, di direzionare con intenzione la nostra mente. Questo potere, la volontà è un po' il muscolo della mente, la volontà è come direzionare la nostra mente in una certa direzione. E spesso dobbiamo esercitare una forza perché la nostra mente vuole andare in tutt'altra direzione. Noi, se ci pensiamo bene, abbiamo 2000 pensieri che affiorano nella nostra mente, vogliamo concentrarci su qualcosa, anche semplicemente in una meditazione, vogliamo concentrarci sul respiro, ma mentre siamo concentrati sul respiro, arrivano dei pensieri strani, anche pensieri innocui, tutto sommato, ma che ci distraggono. Che ne so, sono lì che penso sul pensiero, mi viene in mente oggi è giovedì, ci sarà la zuppa, per fare un esempio, oppure penso a quello che dovrò fare in ufficio piuttosto che, diciamo, da un'altra parte. Arrivano tutti questi pensieri che distraggono la nostra mente, quindi noi riusciamo a focalizzare la nostra intenzione, la volontà. È il potere, la forza di direzionare la nostra intenzione. Ed è un potere molto grande che se riusciamo ad utilizzare possiamo veramente trasformare in modo profondo la nostra vita. Possiamo trasformarla e migliorarla perché possiamo far accadere come per magia degli eventi che non pensavamo nemmeno potessero accadere. Quindi non dobbiamo sottovalutare la nostra forza di volontà, intesa come la capacità di direzionare i nostri pensieri, di focalizzare i nostri pensieri. La meditazione aiuta molto in questo perché meditare vuol dire familiarizzare, quindi possiamo familiarizzarci con la volontà, possiamo accrescere questa forza. La volontà è un po' come un muscolo, il muscolo della mente, noi possiamo allenarlo attraverso la meditazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti ad un video e ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici e metti un mi piace. Ciao!